Cari amici di Antenna Sud, buona domenica e ben ritrovati a una nuova puntata della trasmissione religiosa Il Verbo e la Parola, in onda su Antenna Sud tutte le domeniche mattina per approfondire il Vangelo. Vangelo che abbiamo appena ascoltato dalla messa trasmessa in diretta dalla Basilica di San Nicola di Bari. E noi invece ci troviamo in questo momento nella cripta della Cattedrale di Bari, intitolata San Sabino. Oggi domenica 6 febbraio, quinta domenica del tempo ordinario. Il colore liturgico è il verde. E il passo che abbiamo ascoltato dal Vangelo è tratto da Matteo, il cui titolo potrebbe essere Voi siete la luce del mondo. In questo passo evangelico Gesù fa due grandi e importanti paragoni, riferendosi naturalmente ai suoi discepoli. Voi siete il sale della terra e voi siete la luce del mondo. Due elementi che percorrono l'intera Bibbia, tanto nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Ma soprattutto il tema della luce è importante, fondamentale, perché già nel, nel Vangelo di Giovanni, ricordate nel prologo, dove il nostro Dio, che era Spirito e si è fatto Carne, quindi il Verbo incarnato, venendo nel mondo e incontrando l'umanità, ha portato la vera luce nel, nel mondo, le cui tenebre, però, come dice Giovanni, non l'hanno accolto. Tanto è vero che il Messia, cioè il figlio di Dio, è stato poi crocifisso. Quindi vuol dire che c'è una lotta nel mondo tra le forze del bene e quelle del male simboleggiate nelle forze della luce con le forze delle tenebre. Ma andiamo in arcivescovado ad incontrare Sua Eccellenza Monsignor Francesco Cacucci. Presidente dei Vescovi pugliesi e ovviamente anche arcivescovo della diocesi di Baribitonto proprio per approfondire questo aspetto del Vangelo. Adoro te le foto, te la e siamo anche stamattina, domenica, ospiti di Esa Eccellenza nella cappella privata dell'arcivescovo. Intanto, buona domenica. Buona domenica a tutti. E Un saluto anche agli studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale Domenico Romanazzi di Bari, che, come è noto, ci aiutano a porre le domande a Sua Eccellenza proprio per approfondire il Vangelo. La prima domanda la fa Chiara: Eccellenza, il Vangelo di oggi ammonisce ai cristiani di essere luce per il mondo. Può spiegarci questa frase? Chiara, vedi, il simbolo della luce è un simbolo bellissimo che. Raggiunge due feste fondamentali della vita cristiana, il Natale e la Pasqua. Perché il Natale è una festa di luce: un popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, ma la luce è anche il simbolo pasquale, perché il simbolo di Gesù risorto è il cero pasquale acceso quando vivremo la veglia pasquale ci ritroveremo in una chiesa buia con questo cero pasquale acceso dal fuoco nuovo e il diacono canterà lumen Christi la luce di Cristo e tutti risponderanno rendiamo grazie a Dio il simbolo di Gesù risorto è la luce il simbolo di Gesù che nasce è la luce che significa? Significa che se noi vogliamo essere discepoli di Gesù, se noi vogliamo essere illuminati da lui, secondo un'espressione greca, fotismoi, così chiamavano i padri, i cristiani che erano battezzati, gli illuminati, e noi dobbiamo essere capaci di essere come Gesù, luce del mondo, non solo annunciando la parola di vita che illumina il mondo, perché San Giovanni l'Evangelista presenta questo contrasto fra le tenebre del peccato e la luce della grazia, la luce di Cristo. Quindi non solo noi dobbiamo seguire Gesù, lasciandoci illuminare da lui, è quello che facciamo ogni domenica partecipando alla celebrazione domenicale della Santa Messa, ma anche comunicando questa luce a coloro che incontriamo. È tanto bello eh, vedere come alcune persone sono luminose di per sé, possono non essere belle fisicamente, possono... Non avere una grande cultura, ma sono luminose. Io ne incontro tante durante le visite pastorali e vi auguro di essere anche voi, fotismoi, luminose, illuminati. Grazie, Eccellenza. La seconda domanda, Claudia. Padre Francesco, nella Bibbia, spesse volte è citata l'immagine del sale. Perché? Voi siete il sale della terra. Voi siete la luce del mondo. Quando Gesù si rivolge ai discepoli, eh, dà loro questa indicazione che è un'indicazione di un dono ricevuto, è anche indicazione di un compito, perché come ho detto a proposito della luce, noi siamo illuminati da Cristo e noi comunichiamo la luce. Il simbolo del sale è anche un altro simbolo legato alla quotidianità e che Gesù ci presenta perché il sale serve a dare sapore. Quando una persona non dice nulla si dice tu sei insipido, senza sapore. E allora dice Gesù se il sale non dà più sapore viene gettato. Noi abbiamo ricevuto il sale della sapienza. Prima c'era un rito nel battesimo che è stato superato, ma che aveva il suo significato intenso. Al bambino si metteva un po' di sale in bocca subito dopo il battesimo, è un rito esplicativo del battesimo, per dire che tu hai ricevuto la parola di Dio che è il sale della sapienza e tu devi questa parola comunicarla, comunicarla con la bocca ma comunicarla soprattutto con la vita. E allora vedi come eh, l'essere sale della terra significa non essere insipidi, significa essere capaci di gustare la parola di Dio, gustarla nella sua pienezza e farla gustare. A farla gustare non solo da parte di chi fa catechismo in parrocchia i piccoli farla gustare nell'ambito della scuola quando noi parliamo dice se siamo sapienti siamo sapienti non perché chissà quali qualità possiamo possedere siamo sapienti se siamo colmi di questo sale della parola di dio che Abbiamo ricevuto fin dal momento del battesimo, ma che ogni domenica riceviamo proprio durante la liturgia eucaristica, nel momento in cui vengono proclamate le letture dell'Antico e del Nuovo Testamento. E adesso l'ultima domanda per oggi, Andrea. Eccellenza, oggi la parola di Dio ci invita a praticare opere buone, nel nome del Signore che è nei cieli. Come possiamo noi giovani testimoniare la fede? Non dobbiamo troppo preoccuparci di come testimoniarla. Noi siamo testimoni della fede, della parola del Vangelo e voi stessi eh, venite per farmi delle domande e voi stessi, quando fate queste domande, le fate in riferimento ad una parola di vita che ogni domenica viene proposta nella celebrazione eucaristica. Come farla? Innanzitutto voi per primi. Eh, nel momento in cui venite a chiedermi qualche spiegazione sulla parola del Vangelo, sulla parola di Dio anche nell'Antico Testamento, voi per primi attraverso questo, questa ricerca dovete appropriarvi sempre di più della parola di Dio, se posso darvi un suggerimento. Avete letto tutta la Sacra Scrittura, la Bibbia dell'Antico e del Nuovo Testamento? C'è stato un sinodo dei vescovi, e in occasione di questo incontro dei rappresentanti dei vescovi di tutto il mondo sulla Parola di Dio è emerso anche un sondaggio secondo il quale moltissimi non leggono la Sacra Scrittura, anzi, non conoscono nemmeno i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento. Allora, se voi in occasione anche di questi incontri sentiste il gusto, il sapore della parola di Dio, questo certamente passerebbe attraverso la vostra vita. Le persone che vi incontrano eh, coglierebbero una luce nuova nella vostra vita, riuscirebbero a... Rimanere ammirati dalle parole di grazia che escono dalla vostra bocca, perché non è un nostro sforzo quello che ci permette di essere capaci di glorificare il Signore attraverso la nostra vita, ma è soprattutto un dono del Signore. E la sua parola, la sua grazia attraverso il sacramento dell'Eucaristia, specie domenicale, eh, non fanno se non arricchirci e permetterci di essere veramente dei testimoni. Grazie eccellenza anche per questa domenica e le do appuntamento a domenica prossima. Anch'io ringrazio voi e auguro a tutti di essere eh, illuminati e illuminanti e di essere anche pieni di sapore negli incontri della vita. E la trasmissione continua con la nuova rubrica La prossima settimana accadde. Adoro telefono, te la E siamo rientrati nella cripta della cattedrale di Bari intitolata San Sabino per la seconda parte della trasmissione con la rubrica La settimana prossima accadde. Il 13 febbraio 1945 Israel Eugenio Zolli, capo rabbino di Roma, si converte al cattolicesimo prendendo il nome di Eugenio. Secondo alcuni studiosi di storia contemporanea, scelse questo nome per ringraziare Pio XII, che come è noto si chiamava appunto Eugenio Pacelli, papa che lo aveva salvato da morte certa, così come poi è accaduto anche a molti altri ebrei. Ma Zolli ribadirà sempre nell'arco della sua vita che il percorso di conversione verso il cattolicesimo era stata maturata negli anni precedenti la seconda guerra mondiale, grazie allo studio delle sacre scritture e relativa meditazione. Per evitare di essere accusato di viltà e di essersi convertito al cattolicesimo soltanto per scampare alle persecuzioni naziste, come era accaduto per i suoi coreligionari, ricordiamo tutti la tristissima parentesi della Shoah, Eugenio attese il 1945 e precisamente il 13 febbraio per accettare il proprio battesimo, sebbene la decisione fosse stata presa fin dall'agosto del 1940. Anche sua moglie e sua figlia si convertirono alla religione di Cristo. Emma, la moglie, aggiunse al proprio nome quello di Maria, mentre per la piccola, che sarà battezzata più tardi, fu scelto il nome di Miriam. Adoro le foto, la Il santo della settimana. L'11 febbraio la Chiesa ricorda e festeggia la Beata Vergine Maria di Lourdes. Tra l'11 febbraio e il 16 luglio 1858 una ragazza quattordicenne, Maria Bernadette, sostenne di aver vissuto e sperimentato una serie di visioni di una signora in una grotta a fianco del fiume Gave de Peu, vicino a Lourdes, alle pendici dei Pirinei, in Francia. Attraverso questa umile fanciulla, Maria, la madre di Gesù, chiamò i peccatori alla conversione. E' questo è il fatto che ha dato vita all'importante e significativa esperienza del pellegrinaggio alla Madonna di Lourdes, primo santuario per numero di pellegrini al mondo. Le apparizioni della Vergine suscitarono un movimento di preghiere e di carità, di una particolare sollecitudine nei confronti dei malati. Questo è il principale motivo perché la Chiesa, proprio l'11 febbraio, celebra la giornata mondiale del malato. Prima di lasciarvi la frase consueta su cui meditare. Ogni creatura va accettata per ciò che è e per ciò che è capace di donare. Ecco questo è veramente tutto. A me non resta che darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre della trasmissione Il Verbo e la Parola, su Antenna Sud, domenica prossima alle 11.30. E vi auguro buona domenica.